Ciao e buonasera a tutti e tutti. Un saluto a Giovanni Vaccaro e al nostro vicepresidente dell'AIRL. Adesso aspettate, prima vi presento per bene. E a te, Malli. Qui è la Zanza News, anzi gli approfondimenti della Zanza dell'AIRL di Pavia. E ci teniamo a fare questo collegamento con Giovanni Vaccaro, presidente di Federludo, ovvero un'associazione, la prima associazione italiana, diciamo, che racchiude tante altre realtà e associazioni ludiche. La E la federazione, hai ragione, di associazioni ludiche, e Emilio, ovvero Malacart, David Leod, che è il nostro vicepresidente dell'AIRL. Ciao e benvenuti. Direttamente da Federludicon, ovvero il primo raduno nazionale delle associazioni ludiche italiane. Siete presso l'Hotel Manzoni a Montecatini. Ok, quindi ho riassunto tutto. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao, allora io intanto grazie per la diretta perché so che comunque questa è la vostra, cioè la prima serata in cui vi siete incontrati. Il Federludicon inizia proprio domani e dopodomani, e insomma, grazie del tempo che ci dedicate. Come vi state trovando? E poi lascio la parola a Malli per le domande. E allora sì, ripeto, buonasera e grazie per questa opportunità di raccontare un po' quello che stiamo facendo. Ci siamo auto-organizzati per trovarci qui a Federludo qui a Federludicon con veramente tantissime delle associazioni ludiche che sono federate in Federludo per fare un fine settimana di conoscenza, formazione e per creare veramente il network delle associazioni ludiche che con poco la pandemia ci eravamo un po' persi per strada. Ci stiamo trovando tutto sommato bene, siamo appena Uscita arrivati, benissimo. esatto. Dietro di noi no, sono nascosti, ma ci sono un sacco di rappresentanti delle associazioni che se si fanno vedere, eccoli lì. Scegliendo il gioco. Finiscono anche loro nella live. Questa è la nostra sala che da domani si riempirà di delegati per discutere di tutte le attività, prossime avventure della federazione e che per stasera si sta per trasformare in un campo di gioco da tavolo. Vedo un sacco di giochi da tavolo, quindi insomma E si prevede. giustamente. Sì, penso che ci siano più o meno una sessantina di titoli qua, nel senso abbiamo proprio portato il carico pesante, tutte le associazioni, bam, tutti i giochi che ci sono, ma potevo Mamma fare mia, bellissimo. assolutamente. Sì, ma Il che il. pratico io, cioè. Allora, a chi è venuta l'idea del Federludicon e qual era l'esigenza di base? Rispondo io? Prego. Ma, Hai allora, seguito un po' la cosa più di me, dai, sì, boh. dentro. Allora, abbiamo detto, periodo della pandemia, il periodo della pandemia ci ha veramente fatto perdere quei contatti sociali fondamentali per parlarci a quattro occhi di quelli che sono i progetti futuri del mondo ludico a 360 gradi, perché poi ricordiamolo, noi siamo una federazione che include dentro, all'interno, associazioni che si occupano di gioco di ruolo live, gioco di ruolo, gioco da tavolo e tutte quelle associazioni anche che fanno educazione attraverso il gioco intelligente. Quindi ci siamo persi di vista e era proprio il momento di ritrovarsi, nonostante la pandemia sia ancora un po' in corso, insomma ci siano problemi organizzativi, ma ce l'abbiamo messa tutta per trovare questo momento. Un momento che nel passato era già stato fatto con i membri del consiglio direttivo, che però adesso diventa esteso a tutte le federazioni associate, perché quello che vogliamo fare è mettere in comune tutte le nostre idee e costruire Il futuro della nostra federazione, il sostanzialmente. futuro della nostra federazione. Esatto, c'è tantissima carne al fuoco di cui discutere, di cui adesso penso parleremo breve, perché è veramente fenomenale. Ci sono delle. A posto? Vedevo che non c'era stato un momento di nero, non capivo se. Ok, Eh dicevo, no, perché la location è veramente si prende eccezionale, c'è una male. spa qua, apre.
D'accordo. Si prende male, cioè si piglia male, ok. Dicevo, qua c'è una bellissima spa, ci sono le piscine riscaldate, il posto è veramente fenomenale. D'altronde Monte Catini Terme è nota come essere una zona turistica famosa per attività termali e altre simili. Parliamo un po' di quello che è previsto allora di questa SedaludoCon, in maniera molto generica, senza andare troppo nello specifico. Sì. Allora, prima ci vediamo domani mattina, prestissimo, quindi cominceremo i lavori intensivi del sabato, con un incontro e una presentazione da parte di tutte le associazioni. È il momento in cui tutte le associazioni parleranno di se stesse, parleranno dei loro progetti e troveranno le sinergie che ci sono in questa grande famiglia. Quindi capiremo chi fa cosa, in quale parte d'Italia, chi fa gioco di ruolo, chi fa gioco da tavolo, chi usa questi strumenti per progetti importanti nelle scuole, nell'educazione, nella salute e così via. E quindi prima parte della giornata è proprio incentrata a creare queste connessioni. La seconda parte della giornata invece è formativa, dedicata alle federassociate. Ci saranno due workshop, uno per l'organizzazione degli eventi, come si fa un evento ludico, dal piccolo al grande. La nostra vicepresidente Mirella Vicini, che ringraziamo anche per sicura preparazione di questa iniziativa generale della FederLudoCon, ci parlerà di come si struttura e quali sono i passi per le associazioni per fare un evento. D'altra parte, in parallelo, quindi con una sessione parallela, come proprio ai convegni scientifici un po', no? Ci sarà un workshop dedicato alla progettazione. Come si scrive un progetto, dove si cerca un che possa essere vincente nella proposta del progetto. Finiremo poi domenica con una parte di discussione plenaria appunto, sulle problematiche delle varie federe associate, sugli aspetti anche tecnici delle riforme del terzo settore. Le associazioni ludiche si trovano in questo momento di fronte a tantissimi cambiamenti di quella che è la normativa legata al terzo settore, per cui anche le associazioni ludiche hanno bisogno di aggiornarsi, di sapere come fare le cose, di conoscere la terminologia, ad esempio, per aggiornare i propri statuti, per iscriversi al registro unico nazionale del terzo settore. Tutte cose che, se ignorate, riducono la potenza e la capacità di una associazione, insomma. Esattamente. Sì, comunque, tra l'altro, lì nell'angolino ci sono tutta una serie di domande che tutte le associate possono fare durante le riunioni di domani, quindi si raccolgono tutte le domande lì e poi si prenderà e si dirà appunto risolviamo questo problema, risolviamo quest'altro. Mentre invece c'è un altro tabellone ancora più forse interessante, alla stessa maniera forse anche di più, in cui si dice cosa vogliamo fare con Federludo in generale. Cioè qua è quello tra l'altro là, sono un po' coperto, ma vabbè, insomma, quello che vedete là. Okay. Esatto, stessa tecnologia, quindi chiunque può proporre delle attività per Federludo e anche un po' vedere come ridiscutere l'attuale situazione della federazione. Ci voleva questa cosa, ci voleva dopo anni di attesa, dopo anni di stop, tante associazioni hanno sofferto tutta la situazione pandemica e era anche bello a un certo punto rincontrarsi dopo una serie di incontri che si erano fatti preventivamente, quando ad esempio Modena, Lucca, eccetera, eccetera. Ma questo è specifico nostro, cioè esatto. Nel senso, quelli di cui ho appena parlato sono legati a delle fiere, in cui ovviamente si va, che sono le principali fiere del settore, giustamente, però questa invece è proprio specifica di Federludo, e quindi era anche interessante che era una cosa specifica e precisa per le federazioni. Volevo dire una cosa. Certo. Ricordiamo... Sì, dici. No, volevo solo ricordare che anche per gli amici di Airel, che gli amici e le amiche di Airel che ci ascoltano, che la federazione nasce a Lucca, nella Lucca Consulta, nel 2017, e Airel è una delle associazioni fondatrici di questa
la mostra dei barbari insieme a tante altre. Insomma, siamo oramai veramente, questo ci ha fatto diventare veri amici, e questo è il senso profondo di questa iniziativa, no? Fatto diventare vecchi, perché è un anche vecchi. No, però rimaniamo sul veri amici, non ascoltare Malli che parla di vecchi, che lui lascialo stare. Comunque sì, è la cosa più bella, riuscire... Barba bianca, L'hai fatta apposta. Pelli bianche, no, sono fatti apposta, la barba bianca è ricercatissima, è argento anzi. Argento. Beh, comunque è la bellezza poi della federazione, cioè è anche il senso della comunità di stare insieme e di condividere poi la stessa passione, che è un po', secondo me non solo, è importantissimo, perché poi anche nello scambiarsi informazioni si creano idee nuove, si hanno idee nuove, si propongono cose nuove che, sai, conosci, impari e poi lo porti a casa per divertirti e per stare meglio. La cosa interessante, che appunto è forse la cosa più emozionante di questo progetto, è il fatto che se noi pensiamo alle associazioni come nuclei separati, no? Come entità che sono lì sempre isolate, come dire, tutte possono sempre partire da un livello base e arrivare a un livello più uno, no? Per usare un termine GDRistico, quindi crescono di un livello. Quando noi mettiamo in rete invece tutte le nostre esperienze, passiamo da più uno, più uno, più uno, più uno, più uno. Scusate, c'è un piccolo problema. Meglio non intercalare. No. Caduta di dati, altre cose. C'è il segretario di qua dietro che sta maneggiando cose che non può fare. Esatto, sta dando una mano con la parte tecnica e... Ci sta. Quindi mettendo tutte queste esperienze in rete si cresce ad un ritmo che è 10 volte quello che un'associazione unica potrebbe crescere, proprio perché ci condividiamo le idee, ci condividiamo gli errori anche, no? Che abbiamo fatto, per cui è più semplice superarli, è più semplice andare avanti, è più semplice crescere e si cresce tanto e meglio e in maniera più veloce. Questa è sicuramente una cosa eccitante. Sì, per usare una metafora più biologica, che penso sia più nel tuo, cellule, organi, organismi. Esatto. Proprio per dirla in maniera... La funzionalità cresce, no? Esatto, via via che si cresce. È molto bello come concetto. Allora, io vi ringrazio per essere stati qua. Ditemi voi se volete approfondire qualche altro argomento, perché a me ovviamente fa piacere, però non voglio togliervi troppo tempo alla serata, perché adesso state entrando nel vivo e del gioco, ecco. No, io penso che, insomma, voglio dire, ci siamo dette le cose principali. Chi vuole seguirci questi giorni, tenteremo di essere il social più massimo possibile, quindi hashtag Federludo. Quante associazioni ci sono, visto che c'è la mappa adesso proiettata? Le associazioni che fanno parte di Federludo sono 32 in Italia, con l'acquisizione dell'ultima, magari facciamo lo spoiler qui in diretta, che abbiamo la Gilda del Drago Nero, che si è appena associata a Federludo. Abbiamo le Coccinelle di Udine, che sono la penultima, Coccinelle Rosa, che sono la penultima associata. È arrivata la vicepresidente, un saluto dalla vicepresidente. Siamo in ciao! Live. Oddio! Ciao! La mente di questa convention. È lei l'eminenza grigia che gestisce. E niente, quindi chi vuole seguire ci può seguire sui social oppure sul sito www.federludo.it, dove appunto abbiamo tutte le informazioni e le notizie di questa nostra convention e in generale anche poi tutte le notizie per quello che offriamo e quello che possiamo fare come federazione per far crescere dalla piccola alla grande realtà ludica sul territorio italiano. Certo. Grazie mille, io adesso pubblico la pagina Facebook anche di Federludo, un attimo solo che la vado a cercare perché sono, eccoci qua. Perché siamo voluti fare il libri. Poi ne parliamo. Sono un po' boomer, boomer. Sì, non ho TikTok. Non ho TikTok, figurati.
Ok, e anche c'è la pagina Facebook, appunto www.facebook.com/federludo per chi volesse, per chi ha Facebook. Comunque sul sito federludo.it, fatto molto bene, troverete tutte le informazioni, sia le associazioni, sia come associarvi, perché anche quello è importante per chi segue, per chi vuole entrare in questa grande famiglia e crescere insieme, che è sempre importantissimo. Ecco, scrivete, informatevi e iniziate a far parte anche voi di questa realtà. E io vi ringrazio e insomma buona serata, divertitevi. Ciao a tutti. Buoni giochi anche a voi, grazie. Grazie. Ciao, saluti a tutti e tutte. Ciao. Ciao.